Bene, buonasera e grazie per l'invito, in particolare al dottor Salvi e a Marco Nicolai, a tutti voi per essere qui, anche perché il tema, lo dico sempre quando inizio a parlare delle mie cose, è un tema che ha un suo peso specifico, diciamo, soprattutto alle 7 di sera, nel senso che non parliamo di cose da un certo punto di vista. Come dire, fashionable, come può essere appunto, sentivo parlare smart city, crowdfunding. Qui parliamo di cose molto materiali, potrei dire fogne, forse come dire, per non arrivare subito al punto più basso della lezione, diciamo acquedotti, reti di distribuzione del gas, reti elettriche, ahimè, discariche e via dicendo. Parliamo cioè dei servizi pubblici locali. E quindi sussidiarietà, approccio sussidiario, servizi pubblici locali. Io quello che vorrei con voi stasera condividere è un percorso in cui il punto di partenza è prima di tutto, come dire, un'operazione di realismo. Tutti noi, voi che state seguendo questo bella, diciamo, programma, abbiamo un'idea di sussidiarietà. Se io adesso non, come dire, non interrompo adesso per fare un dibattito, avremo tempo alla fine, però se ciascuno di noi venisse chiesto che cos'è la sussidiarietà, allora uno può dire no, la libertà di scelta, la liberalizzazione, sono i corpi intermedi, per usare l'espressione tecnica, più da giuristi forse, o della dottrina sociale della Chiesa, ed è tutto vero. È vero però che la sussidiarietà è un concetto duttile, è un concetto che va poi calato nei settori. Non sarebbe veramente sussidiaria un'applicazione, come dire, un po' automatica, un po' rigida di un'idea a un settore. Allora, come dire, il primo passaggio del percorso che vorrei fare con voi stasera è quello di partire da un'osservazione del settore di cui oggi stiamo parlando, i servizi pubblici locali. Che cosa sono effettivamente? Perché se no, come dire, rischiamo di fare un'operazione formale di dire allora la sussidiarietà e la libertà di scelta, in questo settore, ad esempio, la libertà di scelta non ci può nella sostanza essere. Allora cosa vuol dire? Che è un settore destinato ad essere, dico per dire un'altra parola un po' da slogan, statalista? Che cos'è allora la sussidiarietà? Allora, diciamo, la sussidiarietà così come la capisco io, ma insomma, ci sono magari un giurista potrebbe, io sono un ingegnere alla fine, quindi siamo un po' gente così, un po' pratica. Ma per me la sussidiarietà è prima di tutto la persona al centro, quindi la persona come fine del sistema economico e sociale, ma anche come risorsa principale dell'economia, della società, della politica, con la sua capacità di iniziativa per rispondere ai desideri, ai bisogni suoi, della sua famiglia, delle persone più vicine, fino ai più lontani possibilmente. Diventa anche solidarietà. Quindi la persona con la sua iniziativa, non isolata, ma in rapporto che può essere in tante forme, ci sono le imprese, ci sono le associazioni, c'è la semplice vicinanza, quindi persona, iniziativa, rapporti, relazioni, non la persona isolata, come a volte anche, come dire, nel pensiero moderno, nella disciplina economica si pensa, l'individuo, no, la persona che è rapporti. Allora, questa è la sussidiarietà. Come si gioca in un settore in cui il problema è fare un bel progetto di un acquedotto, far funzionare il servizio dei rifiuti nel modo ottimale anche in termini di ricadute ambientali, avere un servizio 24 ore al giorno, 7 ore alla settimana, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni all'anno, senza avere, diciamo, cadute nella qualità tecnica, nella continuità, nell'affidabilità. Quindi, ripeto, parliamo di cose piuttosto materiali. Quindi, primo passaggio, andiamo a capire come è fatto questo settore. Secondo, di cosa stiamo parlando? Faremo poi un altro passaggio, lì c'è scritto problemi SPL, sta per servizi pubblici locali. Dopo aver definito questo settore, aver visto quali sono le caratteristiche, diciamo, principali,
farò poi un esempio legato alla un'impresa che, come dire, è presente qua a Brescia, che è presente anche a Milano, che ha 2A, per capire meglio di cosa stiamo appunto parlando, dirò quello che secondo me è il problema principale. Tutti forse abbiamo in mente che in questo momento, anche con Tare, servizi indivisibili, il problema è il costo di questi servizi. Ecco, io non nego che in alcuni casi si possa parlare di costo elevato, ma io appunto, dovendo anche un po' scegliere quello di cui parlare in un'ora e poi appunto alla sera bisogna cercare di essere un po' essenziali, io dico quello che secondo me è il problema principale, che non è il problema del costo delle tariffe, ci può anche essere quello, ma il vero problema oggi in Italia è il problema dell'efficacia di questi servizi, di quanto è buono in termini qualitativi questo servizio, di quanto risponde alle esigenze che sono complesse, perché appunto come vedremo è un settore molto articolato. Oggi io dico il problema è che i depuratori non sono agli standard, non dico della Svizzera, ma neanche della media europea, che abbiamo in Italia, come in tutta Europa, al 2020 un obiettivo che è la riduzione totale della discarica per i rifiuti urbani e in Italia siamo ancora intorno al 40%. Ci sono zone in Italia dove l'interruzione del servizio di distribuzione elettrica è ancora normale, in cui per diversi giorni dell'anno l'acqua, cioè viene interrotto il servizio di distribuzione dell'acqua, o comunque l'acqua non può essere utilizzata direttamente perché ha dei problemi di gusto, ma anche di qualità in senso tecnico. E via dicendo, cioè, se dobbiamo dire una priorità, il problema io dico è l'efficacia e quindi poi il tema degli investimenti. Allora, bene, con queste due cose in mano, diciamo, andiamo a vedere una possibile strada di risposta sussidiaria, che è quella che qui viene chiamata policy network e poi su cui poi torno, insomma, dirò meglio che cosa si intende. Allora, di cosa stiamo parlando? Servizi pubblici locali. Io dico, il punto di partenza è che questi sono servizi, poi farò l'elenco, cioè, ma prima ancora, come ho già detto, rifiuti urbani, servizio idrico, distribuzione dell'energia. Sono servizi di cui noi non ci rendiamo conto finché non c'è un'interruzione, possiamo dire così. Perché sono servizi che sono proprio, come dire, un po' l'intelaiatura della nostra giornata, della vita delle imprese, della vita delle famiglie. Cioè 24 ore al giorno, c'è cioè un uso continuato e quasi di cui non ci rendiamo conto. Accendiamo la luce, facciamo la doccia, accendiamo la cucina per fare per far da mangiare e via dicendo. Quindi sono servizi essenziali per la vita delle persone, delle famiglie, ma anche per il funzionamento dell'economia, quindi per le imprese, più in generale per la vita della città, della comunità. E di cui facciamo un utilizzo quotidiano e continuativo, proprio perché ne facciamo un uso continuo e quotidiano, quasi inavvertito, non so come dire, è necessario per poterli erogare, distribuire, un'infrastruttura molto diffusa, una rete capillare che arriva fino a casa nostra. Un sistema di impianti, condutture, cavi e via dicendo, che ci raggiunge in maniera capillare. Ora, da qui, come dire, risulta quella che è la caratteristica principale da un punto di vista economico di questo settore. Proprio perché per offrire questi servizi serve questa infrastruttura, come dire, che è un po', avete in mente le radiografie, no? Cioè, è qualcosa che innerva tutta la città. Cioè, se noi facessimo una sezione del sottosuolo, vedremmo che, come dire, è proprio l'ossatura, lo scheletro della città, l'insieme di queste reti, di queste infrastrutture. E quindi, proprio questa caratteristica, diciamo, la gestione di queste reti e la costruzione di queste reti non può essere fatta da tante imprese simultaneamente. Cioè, non ci può essere quella che si chiama competizione, per cui oggi scelgo di farmi
servire dall'acquedotto A e domani invece dall'acquedotto B. No, c'è un acquedotto e tendenzialmente un solo gestore dell'acquedotto per una città come Brescia. C'è in altri termini un monopolio che, oddio, è il contrario della sussidiarietà. Verrebbe da dire, se la sussidiarietà è libertà, insomma il monopolio non è proprio... Si dice però monopolio naturale, nel senso che è la condizione per avere una rete che funzioni, che sia gestita in maniera senza, come dire, duplicazioni, quindi in maniera anche più efficiente, vuol dire che noi dobbiamo beccarci un monopolista. Si dice monopolio naturale per dire che insomma è un po' un monopolio meno cattivo, un monopolio naturale. Quindi, primo fatto, non ci può essere competizione nell'offerta e dunque dobbiamo cominciare a mettere lì questo piccolo, come dire, scoperta. Non ci può essere la libertà di scelta, che invece, come dire, è un fatto centrale poi in altri settori per la sussidiarietà. E proprio perché c'è un monopolista, e ce lo dobbiamo tenere da un certo punto di vista, perché non vorremmo avere i costi che derivano da avere due acquedotti, due reti del gas, dobbiamo, come dire, anche rassegnarci, uso adesso questa espressione un po', insomma, mi capite, un po' per estremizzare, ad avere un'autorità pubblica che entra ed, come dire, e interferisce, sempre estremizzando, nel modo con cui quel servizio viene offerto. E infatti parliamo di monopoli regolati. C'è l'autorità per l'energia elettrica e il gas, i servizi idrici oggi, c'è le province, e per altri versi le ARPA, che entrano nel Ministero dell'Ambiente, nella gestione dei rifiuti urbani. Ci sono i comuni che attraverso i contratti di servizio sono anche loro un po' dei regolatori. Quindi diciamo, noi siamo di fronte a una rete gestita in monopolio in questi servizi, o un'infrastruttura diffusa, ad esempio nella gestione dei rifiuti urbani, comunque abbiamo una forza lavoro che con i mezzi di trasporto e di spazzamento gestisce l'intera città, abbiamo poi i depositi, abbiamo i punti di avvio allo smaltimento, abbiamo discariche, termovalorizzatori, quindi comunque un'infrastruttura diffusa. Negli altri casi abbiamo proprio una rete fisica. Bene, e abbiamo un'autorità che regola. Sono servizi dati in concessione, cioè c'è un monopolio legale, possiamo dire, per cui il comune affida il servizio a una e una sola impresa. Poi può essere un'impresa controllata dal comune, come nel caso di A2A a Milano, nella mia Milano e nella vostra Brescia. Può essere un privato, che però riceve questa concessione, questo diritto legale di monopolio. L'autorità interviene poi definendo le caratteristiche, gli standard di qualità, perché appunto non si può interrompere il servizio a cuor leggero, a meno di caso di forza maggiore, il servizio deve essere dato poi con certe caratteristiche che a seconda del settore, insomma, varia, del servizio variano. E poi ci sono le tariffe. Ora, non so quanto è leggibile la slide, però diciamo, anche qua, scusate, ripeto, l'ora non ci favorisce, ma seguitemi in questo sforzo di classificazione iniziale, perché almeno prendiamo da visione un po' da vicino dell'oggetto di cui stiamo parlando. Noi abbiamo, diciamo, un mondo più ampio nel cui interno ricadono i servizi pubblici locali, che è il mondo cosiddetto delle utilities. È un mondo ampio per cui, ad esempio, Terna, che gestisce gli elettrodotti di trasmissione, insomma, avete presente, in alta tensione, o Snam Rete Gas, che gestisce i gasdotti in alta pressione su lunga distanza, sono delle utilities, ma non offrono un servizio pubblico locale. E infatti li vediamo qua sotto. Sono mercati regolati, perché anche loro sono nei fatti dei monopoli, ma non sono, diciamo così, non ci raggiungono capillarmente. Poi abbiamo un altro mondo che è vicino. Tipicamente quelli che offrono, ad esempio A2A, che gestiscono i servizi pubblici locali, sono anche presenti in mercati liberi, non so, nel caso di A2A è presente nella produzione e nella vendita di energia
della materia prima energia. Ma questo non è un servizio pubblico locale, non è regolato, non è una concessione del comune. Questo è un mercato libero in cui ci può essere competizione. Infatti c'è chi si, come dire, compra l'energia di A2A, ma chi la compra da Enel Energia, anche in una città come Brescia o come Milano, dove, non so, voi, da voi distribuisce anche l'energia, vero? Sì, non è solo. Come da noi, c'è chi ha un contratto di Enel Energia, perché la materia prima la vuol prendere, la può scegliere da chi farsela rifornire nel mercato libero. O io posso, a Milano, io non ho fatto questa scelta, però diciamo, a casa mia arriva comunque l'allacciamento del gas di A2A, ma io potrei farmi rifornire di gas da un altro fornitore qualsiasi. Cioè, sulla materia prima energetica c'è concorrenza, nella produzione c'è concorrenza, dove non c'è concorrenza è proprio la dannatissima rete, la dannatissima infrastruttura. Bene, parliamo di servizi pubblici locali esattamente per dire la distribuzione dell'acqua, dell'energia elettrica e del gas, per i rifiuti urbani lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti, la raccolta delle acque, diciamo, delle acque reflue, le fogne, e la depurazione. E poi anche nei fatti, anche se è un po' un terreno grigio, lo smaltimento dei rifiuti urbani. E infine c'è anche il tema qua, come dire, è il teleriscaldamento, il calore, che anche questa è un po' una zona grigia. Però ecco, questo è il mondo dei servizi pubblici locali, quindi servizi che ci raggiungono capillarmente, regolati da chi? Dai comuni, ma anche dalle autorità nazionali, piuttosto che dalla regione, piuttosto che dalla provincia. Quindi ci sono altri mercati regolati, ripeto l'esempio di Terna, ma non sono locali, ci sono dei mercati vicini che sono liberi, va bene. Ora, quindi abbiamo visto di cosa si tratta. Seconda affermazione che voglio condividere con noi: non stiamo parlando dell'ultimo dei settori. È un settore, ripeto, poco sberluscico, si dice a Milano, poco luccicante, poco, come dire, visibile, alla fine poco visibile, quello che lo frega, perché appunto passando sotto non ce ne accorgiamo in tanti casi. Ma è un settore assolutamente rilevante, e mi spiego. Voi vedete la prima di queste due... questa prima, diciamo, parte del grafico. Questo è il valore aggiunto, adesso diciamo misura comunque la dimensione di che cosa. La parte gialla sono proprio le utilities, adesso non solo i servizi pubblici locali, le utilities in senso anche quelle nazionali. Quella rossa è l'industria, diciamo il settore manifatturiero, dal settore chimico al settore tessile, al settore meccanico, tutto quello che volete metterci dentro. E quello verde sono gli altri servizi, servizi finanziari, servizi all'impresa. Bene, in termini di dimensione, quindi diciamo il fatturato depurato di ciò che poi, come dire, proviene dagli altri settori, quindi il valore aggiunto, proprio come dire, il contributo del settore all'economia, bene. Le cosiddette utilities sono il 20%, e questo già, come dire, ci fa dire che non sono proprio le cenerentole dell'economia. Secondo pezzo del grafico, secondo me ancora più interessante, se andiamo a vedere gli investimenti fissi, gli investimenti materiali che vengono fatti in un anno in Italia, bene, le utilities contano più di un terzo. Cioè ogni 100 euro che vengono investiti in Italia per costruire un impianto, qualcosa di, appunto, io dico materiale, 30% deriva da questo mondo qua. Scusate, qui ci sono dentro anche i trasporti, quindi ferrovie, cioè stiamo veramente allargando la vista, non è solo il mondo dei servizi pubblici locali. Ma qua dentro, io dico, grosso modo, un po' meno della metà sono servizi pubblici locali, quindi comunque una parte importante dell'economia. In termini di investimenti, assolutamente paragonabili agli investimenti che vengono fatti nell'industria, nel manifatturiero.
Questo per dire appunto queste reti invisibili che peso hanno poi concretamente, non solo nella nostra vita ma nell'economia. Bene, qui scusate, come sono organizzati oggi in Italia? Appunto nel centro-nord le aziende che si occupano di questi servizi in molti casi sono di proprietà degli enti locali e anche se c'è stata una privatizzazione continuano a tenere il controllo. Oggi in realtà vedevo che anche a Milano si parla di procedere con la privatizzazione di A2A, insomma c'è tutta una discussione su cui, nel senso che è stata in tranche differenti, poi c'è stata la fusione tra la vecchia AM e la vostra SM, A2A, ma il controllo è sempre rimasto alla fine nelle mani dei comuni, in particolare il comune di Brescia e il comune di Milano. Quindi anche se sono privatizzate sono sempre un po' controllate dai comuni. In realtà poi nel gas naturale, se andiamo, o nell'energia elettrica, ci sono anche dei gruppi nazionali parzialmente privatizzati, penso a Italgas che fa parte del gruppo Snam Rete Gas o Enel Distribuzione che fa parte di Enel. Bene, che rapporto c'è coi comuni? Beh, abbiamo detto i comuni sono proprietari. Ma i comuni, come dire, sono semplicemente, potremmo dire, gli azionisti di queste aziende. A queste aziende viene affidato il servizio. E attenzione, in realtà, ed è stato, come dire, un dibattito che ha attraversato tutti gli anni 2000, intendo dire, da fine anni, dal 98, 99, anni 2000, e poi tutto, insomma, l'ultimo decennio, grosso modo, 10-15 anni, il tema era, bene, il comune può essere proprietario o può non essere proprietario dell'azienda, ma come fa a scegliere l'azienda che offre i servizi? Deve avere un monopolista che gestisce i rifiuti urbani, che distribuisce l'acqua, ma deve beccarsi quello che c'ha già o può scegliere il migliore se vuole? Il tema cosiddetto delle gare. Voi sapete che nel 2011 noi abbiamo avuto un referendum che, diciamo questo, adesso magari poi potremmo parlarne durante la discussione finale, ma tema complesso, nel senso che se a me dovessero dire così, se io non mi occupassi di questo accademicamente, professionalmente, insomma, se fosse, ma si può privatizzare l'acqua? Io dico no. L'acqua, cioè, sono mondi incivili quelli in cui qualcuno può essere escluso da un bicchiere d'acqua, non so come dire, cioè, è un fondamento, voglio dire, di 10.000 anni di civiltà, cioè, al viandante non si nega l'acqua, giusto? Quindi nessuno di noi è per la privatizzazione dell'acqua in senso bieco, però lì è stata fatta un'operazione, secondo me, non del tutto leale, nel senso che l'acqua non potrà mai essere privatizzata, per capirci, nel senso che è una, di proprietà, come dire, del demanio, non so come dire, non è qualcosa che può essere messo tranne le concessioni per le acque minerali, per le terme, ma insomma non è di proprietà, di, come dire, tecnicamente non c'è una proprietà privata sull'acqua. E il referendum fece un po' confusione nei termini della questione, detto che poi io, lo dirò magari alla fine, non sono un entusiasta delle imprese private in questo settore, credo che ci siano luci e ombre, imprese private, imprese pubbliche, cioè, come dire, nessuna delle due soluzioni è priva di difetti. Però il referendum fu sleale perché, come dire, sembrava che il tema fosse qualcuno diventa proprietario dell'acqua, non era quello, poi si poteva comunque essere contrari al fatto che ci fossero le gare. Però bisognava, secondo me, dire le cose un po' più chiaramente. Secondo, nessuno ci disse allora, io devo dire modestamente, ho scritto degli articoli, mi hanno fatto delle interviste, l'avevo detto, che il referendum coinvolgeva anche il trasporto pubblico locale e i rifiuti. Cioè, non è che noi stavamo votando solo per non fare le gare nell'acqua. Allora, voi sapete che vinsero a grande maggioranza gli oppositori della, diciamo così, cosiddetta privatizzazione, cioè ci fu una grande astensione, ma non, alla fine comunque, insomma, il referendum passò e
poco dopo, diciamo circa un anno dopo, una sentenza della Corte Costituzionale chiarì, per chi non se ne fosse accorto, che il referendum, diciamo, toglieva l'obbligo di gara sui rifiuti e sui trasporti. Per cui, scusate, tutta questa parentesi che ho fatto un po', come dire, che semplifica una serie di passaggi, come dire, è stato comunque un tema importante e non possiamo, appunto, secondo me non è stata un'operazione del tutto leale, perché appunto poi si può anche essere contrari alle gare, cioè non, come dire, non è che, ma bisogna, come dire, mettere i termini della questione in fila. Cioè, non... Allora, dicevo, un po' sleale, ma alla fine non possiamo neanche nasconderci che 1 milione di persone avevano firmato, cioè comunque è stato un momento importante di riflessione. E comunque, quindi, per farla breve, le gare oggi sono obbligatorie solo nella distribuzione del gas. Vecchio, diciamo, direttiva di liberalizzazione europea che da noi venne tradotta dal decreto Letta del 2000. E infatti in questo ambito Milano ha già definito le linee di indirizzo del bando di gara, Brescia fra un po' dovrà farlo, se non l'ha già fatto, insomma, siamo lì. Sono stati creati degli ambiti che aggregano, non so, Milano con il comune di Milano e qualche comune intorno, Brescia anche lei sarà in una situazione simile, e i comuni devono mettere a gara il servizio. Cosa vuol dire? Che organizzeranno, pubblicheranno un bando, ci sarà l'offerta sicuramente, immagino, di A2A, perché adesso ci sarebbe anche strano che non fosse, che non concorresse, ma potenzialmente anche di altri concorrenti per l'offerta del servizio di distribuzione del gas. Va bene, poi ci sono diversi regolatori, c'è l'autorità energia elettrica e gas, oggi autorità energia elettrica, gas e servizi idrici. Nei rifiuti c'è una situazione più mista, diciamo, ma c'è un regolatore nazionale e c'è poi, come dire, anche un ruolo degli enti locali. Va bene, adesso procedendo. Facciamo un esempio, scusate, i dati si fermano, non c'è l'ultimo bilancio disponibile, quello del 2012 di A2A, quasi. Si riferiamo ancora ai dati del 2011, ci sono dei cambiamenti, ma insomma, per dare un po' il senso delle dimensioni di cui stiamo parlando. Allora, A2A, voi lo sapete, gestisce il ciclo, non a Milano veramente, ma qui sì, il ciclo integrato dell'acqua, quindi diciamo dalla captazione fino alla depurazione, gestisce i rifiuti urbani, distribuisce l'energia elettrica, servizio pubblico locale, ma anche produce e vende l'energia elettrica, gas naturale, distribuzione e vendita, e poi, diciamo, tutto il mondo più legato al calore attraverso centrali di, diciamo, attraverso il sistema del teleriscaldamento. E è una grande azienda, circa, diciamo, 6 miliardi di euro. Poi di anno in anno possono cambiare, dipende anche molto dal prezzo dell'energia, essendo comunque una parte importante la produzione e la vendita di energia elettrica. Grande investitore, molti dipendenti, più di 10.000 dipendenti in tutte le diverse sue articolazioni. Controllo dei comuni, lo sappiamo, in particolare in maniera paritaria, 27-27%, Brescia e Milano. E poi ci sono delle quote più piccole di Bergamo e di Varese. È un'azienda quotata, 34% è, diciamo, in borsa. Ora, io qui voglio ancora, se mi consentite, cercare di portare alla luce questi servizi poco visibili. In che modo? Se noi guardiamo il fatturato, cioè i famosi 6 miliardi di fatturato di A2A, noi vediamo che una grandissima parte dei ricavi la fa l'energia prodotta e venduta con le centrali, con l'idroelettrico della Valtellina piuttosto che della Val Camonica, con le centrali termoelettriche, dico quella che ho in mente io, di Rivolta d'Adda, ma via via, insomma, con tutte le centrali termoelettriche a gas che ci sono, cioè, quindi il fatturato viene da quello. Però, per capirci, la marginalità non è così sostanziale, nel senso che comunque, ad esempio, uno deve comprare il gas per produrre l'energia elettrica. L'idroelettrico è un po', come dire, da questo punto di vista, invece una formula perfetta, no? Perché
dei costi operativi, diciamo, marginali piuttosto bassi. Ma invece, quindi, detto che i ricavi sono fatti al 75% da attività libere, quindi fondamentalmente dalla produzione e dalla vendita di energia elettrica, con le centrali, insomma, grosso modo, con le dighe, se andiamo a vedere il margine operativo lordo, quindi un primo margine, grosso modo, abbiamo che in realtà più della metà di questo margine deriva esattamente dai nostri vecchi e invisibili servizi pubblici locali, invisibili in nome, insomma, voglio dire, dalle attività regolate, dalle attività che sono dei monopoli, delle concessioni, che come dire, lavorano attraverso queste reti e queste infrastrutture, e altrettanto gli investimenti. Quindi questo per dire che cosa? Che anche in un gruppo come A2A, che è un gruppo, come dire, che è molto noto, è una grande utility in Italia, molto, come dire, che noi, almeno credo che se si apre il Sole 24 Ore, cioè, si trova tipicamente il tema della produzione, della vendita di energia, della partecipazione alla borsa elettrica, ma in realtà, adesso voglio dire, i margini che fa, li fa con questi servizi così, come dire, proprio di servizio alla città, non so come dire, servizi pubblici locali, e anche gli investimenti sono in parte significativa legati ai rifiuti urbani, legati all'acqua, legati al gas, alla distribuzione del gas. Bene, questo è il mondo di cui parliamo, e adesso vogliamo vedere che cos'è la sussidiarietà qua dentro. Per capire che cos'è la sussidiarietà qui dentro, dobbiamo dire, ma qual è il problema che hanno questi settori, questi servizi? Allora, io vi ho già detto che qui ho fatto un po' una scelta di campo, cioè, ma non solo perché avevo, insomma, bisogna scegliere, ma perché io sono persuasa di questo. Noi giustamente sentiamo come problematico il fatto che la tariffa sui rifiuti, poi adesso inglobata, insomma, sia cresciuta, sia costosa, lo stesso potremmo dire per il trasporto pubblico locale, per dire. Ma attenzione, se noi ci confrontiamo con gli altri paesi, non è vero che costano di meno questi servizi, in media, dico in prima approssimazione, niente affatto. Cioè, io non credo che in Italia ci sia soprattutto un problema di tariffe elevate. In qualche caso ci sono delle inefficienze, non per A2A, che è un'azienda, cioè, magari ci saranno anche lì delle inefficienze, voglio dire, però sicuramente viene riconosciuta come una buona, si dice, una best practice a livello italiano ed europeo, cioè un'azienda efficiente. Adesso poi tutto è sempre migliorabile, ma insomma, rispetto, io ho avuto la fortuna di visitare, di fare corsi in tante utilities locali, devo dire, a volte mi sembra di ritornare quando ero bambina, cioè ragazzi anni 70, cioè tu entri in questi edifici dove vedi la gente, cioè è come dire un mondo con delle grandissime professionalità, per capirci, cioè eccellenti, sia tecniche che amministrative, che regolamentari, però sinceramente non è del tutto in altri casi no, in certe situazioni non ci sono neanche quelle competenze, ma in tanti casi ci sono. Però sicuramente è un mondo dove qualche spunto di efficienza nella gestione si può ancora, ripeto, non tanto a due A, altri esempi, insomma, si può ricavare, ad esempio, inutile far nomi, ma insomma, ci sono dei belli, per dire, ci sono delle società di servizio pubblico locale, anche importante, che non avevano ancora introdotto fino a 3-4 anni fa il controllo di gestione in senso moderno, cioè cose che credo chiunque lavora in un'azienda un po' fa effetto, no? Però io dico che il problema principale è l'efficacia del servizio. Cosa vuol dire efficacia del servizio? Vuol dire che il servizio ha dei problemi di qualità nella risposta alle esigenze a cui è destinato. Quindi problemi nella qualità tecnica del servizio, e io dico sottostanti problemi negli investimenti. Cioè c'è un gap di investimenti, un deficit di investimenti. Qualche esempio, quando dico che c'è un problema di qualità tecnica, poi c'è anche un problema di qualità commerciale, che telefoni per avere spiegazioni sulla bolletta e ti mandano da Ponzio e Pilato e tu non riesci a leggere la bolletta perché non si capisce un accidente, cioè chiami per venire a riparare o fare un allacciamento e perdono la prazza, cioè, ci sono tanti aspetti anche commerciali a volte problematici, ma io dico, insomma, dando appunto una priorità anche ai problemi,
questi sono servizi che se non sono affidabili e di buona qualità, di cosa stiamo parlando? E allora, ad esempio, nell'acqua, lo sapete tutti perché è un numero, come dire, che ricorre, quasi un terzo dell'acqua che entra nei tubi non arriva a destinazione o non viene contabilizzata, che è un po' proprio la stessa cosa. E vediamo che in 15 anni c'è stato un miglioramento, ma veramente modesto. 15 anni che ne stiamo parlando, ma in media tutt'oggi ci sono capoluoghi di provincia, soprattutto nel mezzogiorno, che vengono per mesi, cioè che vedono nei mesi estivi diversi giorni di razionamento, no? Che, insomma, un po', in fondo siamo l'Italia, adesso abbiamo i nostri problemi, ma siamo comunque ancora uno dei paesi più ricchi del mondo, e più, insomma, che in alcune città uno rimanga senza acqua, cioè è una cosa che, come dire, almeno a me fa dispiacere, perché non mi sembra, anche nelle zone meno ricche d'Italia, ma non mi sembra, come dire, adeguato, insomma, non mi sembra dignitoso, non so come. Smaltimento in discarica. Ci sono paesi europei che sono messi anche peggio, per dire, la Gran Bretagna non è messa benissimo da questo punto di vista, ma insomma noi abbiamo il 48%, questo è un dato più vecchio, scusate, non li ho aggiornati, però insomma saremo oggi al 44, al 45, ma non molto più in là. Ancora smaltito in discarica di rifiuti urbani. Dispersioni nella distribuzione del gas. Potremmo andare avanti. Sapete che, ad esempio, nella depurazione, anche in Lombardia, noi è una zona sensibile, perché noi alla fine scarichiamo attraverso il Po nell'Adriatico, attraverso, insomma, la rete della pianura padana idrica, arriviamo nell'Adriatico, dove c'è un rischio di eutrofizzazione molto elevato, insomma. Per cui in realtà la direttiva europea ci pone degli obblighi molto stringenti sulla depurazione. Ma anche in Lombardia, poi devo dire ci sono regioni dove stanno peggio di noi, ma non è che mal comune mezzo gaudio, noi siamo sotto infrazione perché la depurazione non è adeguata. Andrebbero rifatti, modernizzati gli impianti. Potremmo fare altri esempi di problemi. Allora, io dico, perché c'è questo problema? Magari c'è un cattivo esercizio, una cattiva manutenzione, ma sicuramente c'è anche un ritardo negli investimenti. Se voi guardate investimenti in acqua e rifiuti, noi sostanzialmente abbiamo uno stallo negli investimenti. Adesso non entro nel dettaglio della figura, ma voi vedete che grosso modo, questa è una misura degli investimenti, c'è stato intorno, diciamo, alla fine degli anni 90 un leggero incremento e poi c'è stata una, come dire, un sostanziale stallo, addirittura una riduzione. Quindi pochi investimenti, diciamo così, e poi c'è investimenti che in realtà si sa quando si iniziano, non si sa quando finiscono, c'è un'escalation nei costi. Cioè, rispetto, come dire, alla progettazione che viene fatta inizialmente, i costi tipicamente aumentano in maniera importante. Quindi, diciamo, ad esempio, i costi di costruzione, questo, diciamo, è l'osservatorio sui contratti dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, sui lavori pubblici, comunque qualcosa di simile potremmo dire anche poi per gli impianti che non entrano nel mondo dei lavori pubblici. Abbiamo dei costi di costruzione che aumentano dell'84%. Se vediamo il servizio idrico, avevamo un dato che non è più, come dire, adesso è passato all'autorità dell'energia elettrica e del gas, la regolazione del servizio idrico deve essere aggiornata a questa statistica. Comunque, fatto 100, come dire, i progetti di rimodernamento della rete, dei depuratori, il 34% non era concluso dopo 4 anni dalla data prevista di conclusione. Quindi, se un'azienda, voglio dire, io lavoro per un'amministrazione pubblica, che è il Politecnico di Milano, se il nostro ufficio tecnico facesse così, e non sto parlando appunto dell'azienda privata ipermoderna, è un'università statale, cioè verrebbe cacciato il direttore dei lavori tecnici, no? Per dire, quindi. Ma nel mondo dei, diciamo così, dei servizi pubblici questo viene sentito come normale. E vabbè, insomma, tutto questo poi, diciamo, con un'escalation dei tempi che spesso poi, come dire, è legata anche a un contenzioso molto alto, ricorsi al TAR, Consiglio di Stato, quindi se volete il fenomeno no TAV
distribuito, diffuso. Poi potremmo dire, vabbè, ci è costato tanto, ci abbiamo messo tanto, però la qualità del progetto è ineccepibile. A volte non è così, nel senso che poi si scopre che il dimensionamento del depuratore è stato fatto male, che le tecnologie all'entrata in esercizio sono già obsolete, che i costi di manutenzione esplodono perché sono stati fatti appunto degli errori di progettazione, eccetera, eccetera. Allora, diciamo, io scusate, magari procedo perché il tempo lo sto usando forse un po' troppo. Diciamo, io quello che volevo dire con questi dati così un po' sparpagliati è, sempre osservando il settore, vediamo che c'è un problema dal lato degli investimenti e poi dell'efficacia, dell'affidabilità, della qualità tecnica del servizio. Potremmo dettagliarlo con altri dati, ma non credo che serva. Anche qui, allora, uno si domanda come facciamo a uscire da questa situazione. Abbiamo un disperato bisogno di infrastrutture moderne, affidabili, anche ambientalmente, come dire, secondo gli standard più avanzati, e invece non siamo capaci di fare gli investimenti lenti, più costosi del previsto. Allora, anche qui io credo che si debba partire da un'osservazione della realtà e anche, come dire, rifuggendo un po', se volete, quell'atteggiamento un po' giornalistico, scusate, superficiale, io dico, no? Per cui si dice, no, ma è ovvio, è tutto un magna magna, si mettono tutti d'accordo fra di loro, è tutta una corruzione, che per carità c'è anche quello magari, no? Ma, però io la prima cosa, scusate, qui forse viene fuori il vecchio ingegnere che c'è in me, io quando vedo queste opere dico, queste sono delle opere grandiose, cioè un acquedotto, scusate, anche un depuratore o una discarica o un termovalorizzatore sono oggetti unici, importantissimi. Quindi io non, come dire, la prima cosa che vorrei dire su questo è che da un certo punto di vista ci sono tanti problemi, ma oggettivamente stiamo parlando, scusate, gioco di parole, di un oggetto, di un'infrastruttura che è unica e che è in qualche modo, non so come dire, un pezzo della città. Esattamente come ciascuna delle nostre case, uno fa il mutuo, la studia. Così queste infrastrutture, io non mi sorprendo che durino, come dire, che i lavori di progettazione, di costruzione possano durare tanto tempo. Il punto, se volete, è capire che cosa va storto, per cui appunto poi ci troviamo alla fine con non solo, come dire, dei tempi lunghi, cioè per costruire un acquedotto, per fare un depuratore, beh, cioè non è come rifare, come dire, il bagno di casa. È una grande opera che deve riflettere le esigenze delle città. E poi io dico sempre, l'acquedotto di Busto Arsizio non è l'acquedotto di Galarate. Nel senso che ognuna di queste infrastrutture riflette, non so come dire, un po' la carta d'identità della città, che è diversa, ogni città è diversa da un'altra. E quindi tutte le volte si tratta di progettare un'opera nuova, un'opera che è unica. Quindi, attenzione, cioè, io non, come dire, il primo dato è che stiamo parlando di un settore faticoso e di investimenti che non sono investimenti banali. Ma dove nasce il problema per cui i costi esplodono, alla fine la qualità non è soddisfacente? Io, come dire, l'ipotesi che voglio condividere con voi anche qui è che c'è una fase critica, che è la fase iniziale. Se si sbaglia all'inizio, poi, come dire, ritardi su ritardi, costi su costi, qualità insoddisfacente. Qual è il punto debole della catena? Quella che si chiama pianificazione. Sbagliare nella fase di pianificazione, che vuol dire decidere di fare quel progetto, prioritizzarlo nella scala come dire, delle cose da fare, decidere dove si va a localizzare la discarica, lì o là, e fare il progetto di massima, ha poi un effetto a catena sulla costruzione e poi anche nelle fasi successive, i costi di manutenzione. Quindi, come dire, è dalle prime fasi dell'investimento che bisogna beccare la strada giusta, perché poi non solo, come dire, esplodono i tempi, esplodono i costi di costruzione,
ma anche la stessa finanziabilità del progetto, cioè il fatto di trovare dei finanziatori, che siano le banche, che siano, è legato al fatto che il progetto sia un progetto ben fatto, un progetto che poi si traduce in difficoltà, in tempi lunghi, in fase di realizzazione, è un progetto che sarà anche, avrà dei costi più alti di finanziamento, perché viene percepito come anche più rischioso. Allora, proprio perché stiamo parlando di un oggetto unico, di un oggetto complesso, come dire, il dubbio che l'approccio tradizionale, che è i tecnici decidono, appunto lo dico essendo, come dire, di formazione un ingegnere, ma i tecnici decidono e poi si diceva DAD, decide, announce, defend, cioè decidi cosa fare, poi lo annunci, vai un po' allo scontro con i cittadini che sono coinvolti, però poi porti a termine, ma non solo in Italia, in tutti gli altri paesi. Questo da un certo punto di vista è giusto, perché qui i tecnici devono avere una parola, che siano i pianificatori del comune o che siano i tecnici della 2A, è giusto. Ma attenzione, noi stiamo parlando comunque di un'opera che coinvolge tantissimi attori, per capirci. C'è il comune che fa i piani, o la provincia che fa i piani per gli impianti di smaltimento dei rifiuti. Ci sono i cittadini che abitano lì vicino e che forse non sono felicissimi di avere una discarica proprio piazzata lì. Ci sono le associazioni degli ambientalisti, ci sono i proprietari dei terreni, ci sono le associazioni degli utenti, perché i cittadini sono sia quelli che hanno le case lì vicino, ma anche quelli che vogliono avere finalmente una discarica che funziona. Ci sono i fornitori, ci sono i finanziatori, cioè, voglio dire, un progetto come questo coinvolge tantissime categorie diverse di soggetti e ciascuno entra in una fase o nell'altra, nell'ideazione, nella progettazione, nella localizzazione. Allora, scusate, non voglio entrare nel dettaglio di questa figura che ci porterebbe via troppo tempo, ma io credo che, e se volete arrivo adesso al punto e mi arrivo anche molto vicino alle conclusioni, non si possa non considerare che in questo settore c'è, come ho detto prima, un problema di investimenti, ma se si vogliono fare gli investimenti c'è un problema nella fase iniziale, quella di pianificazione. Perché c'è un problema? Perché in quella fase sono molteplici e diversi gli attori coinvolti, ciascuno di loro è essenziale, è necessario. Io non farò una buona opera se lavora solo il comune o se lavora solo la utility. Non farò una buona opera se non stabilisco un rapporto, come dire, collaborativo con i proprietari dei terreni. Non, cioè, è necessario, perché si faccia un buon depuratore, perché si faccia un nuovo, si estenda la rete di distribuzione del gas, perché l'acquedotto venga rimodernato, è necessario avere la collaborazione e il contributo di tanti soggetti diversi. Allora, quale può essere una risposta? Io qui, scusate, si usa la parola policy network, che è per dire una rete che gestisce una decisione pubblica, un'azione pubblica, ma quello che qua mi interessa dire è che un modo per, come dire, con cui la sussidiarietà si gioca in questo settore, dove non ci può essere la libertà di scelta dell'utente in senso proprio, è proprio il fatto che nella fase iniziale si vada, come dire, a coinvolgere gli attori diversi che poi hanno, come dire, alla fine devono, sono essenziali perché l'opera venga svolta. Attenzione, io non sto parlando di quella che a volte si chiama partecipazione in senso generico, cioè si fanno le assemblee dei cittadini, tutti voi, come dire, tutti hanno il diritto di veto, perché evidentemente non è, come dire, questo non risolverebbe il problema. Io quello che voglio dire, qui, come dire, mi porto un po' rapidamente al punto che mi interessa mettere in evidenza, quindi, come dire, guardando l'orario, mi piacerebbe poi poter discutere con voi. Proprio perché noi ci troviamo di fronte a un'attività, io dico la progettazione, la pianificazione, la scelta di dove localizzare questa infrastruttura, in cui non c'è solo l'azienda che fa i servizi pubblici locali, non c'è solo l'ufficio del comune,
non ci sono neppure solo i comitati dei cittadini. Cioè, tutti questi soggetti hanno un ruolo e allora bisogna trovare la forma con cui mettere a sistema questa varietà di possibili contributi. Scusate, si potrebbe dire perché è necessario sobbarcarsi la fatica di parlare con tutti, perché di questo stiamo parlando alla fine. Cioè, si tratta di capire quali sono i contributi che ciascuno può dare, quali sono i problemi che hanno rispetto a quella infrastruttura, le aspettative, e su questa base poi procedere con la pianificazione. E la risposta che tanti danno è perché così si hanno poi meno problemi in termini di opposizione, proteste, effetto NIMBY. Cioè, non si arriva poi ad avere i cortei che invadono la Val di Susa, per fare l'esempio più clamoroso. Io dico che in realtà questo è una conseguenza. Cioè, se si gestisce bene questa che chiamiamo policy network, ma che diciamo un approccio collaborativo alla pianificazione, in realtà poi c'è anche questo effetto. Ma l'effetto principale non è questo. L'effetto principale è che la qualità del progetto, dell'opera, è molto più alta. Cioè, se non si procede in maniera, come dire, verticistica, dirigistica, command and control, usate l'espressione che volete, nelle decisioni, cioè nella, come dire, visione dell'opera, è molto più facile capire esattamente che cosa quella, di che cosa quella città ha bisogno. Dove la città è una cosa complessa, non sono solo quelli che abitano lì vicino e non vorrebbero mai avere lì vicino la discarica. Sono le imprese, ci sono delle aziende turistiche, ci sono i cittadini di tutta la zona che poi viene servita, faccio un esempio, della discarica. Quindi, come dire, proprio perché un'opera per la città, sono tanti soggetti che hanno un interesse, che possono essere colpiti negativamente, ma che possono avere anche un'aspettativa per quell'opera. Allora, la fase iniziale in cui, come dire, si abbraccia un approccio collaborativo è assolutamente, diciamo così, funzionale non tanto a migliorare il consenso, anche, e quindi a ridurre poi i ritardi e via dicendo, ma principalmente alla conoscenza, cioè a conoscere meglio quello di cui c'è bisogno e quindi arrivare a un progetto di qualità migliore. Molto brevemente, noi abbiamo fatto con la Fondazione per la Sussidiarietà e il Politecnico, che è la mia università, un'indagine tra i manager italiani delle utilities nel settore dei trasporti, del servizio idrico, dell'acqua, c'era anche A2A, e alla fine abbiamo, come dire, raccolto le risposte, le interviste a 99 manager del settore. E sono emerse tre cose principali che vi dico in estrema sintesi. La prima, ma questa collaborazione come deve essere fatta? Alla fine quello che i manager ci hanno detto delle utilities, appunto delle aziende di servizi pubblici locali, sono sostanzialmente tre cose, quelle che vedete scritte lì. La prima, sicuramente devono comunque avere un ruolo i comuni piuttosto che le province, adesso parlandone come da vive, perché forse sono ancora vive, e anche i cittadini. E quello che ci dicevano, il perché ve lo dico fra un attimo, ma comunque in questo accordo anche all'inizio, che non è semplicemente la conferenza dei servizi, è qualcosa, come dire, di meno formale, di meno semplicemente non solo legato ai processi autorizzativi, ma proprio un po' alla definizione, alla visione di quest'opera. Dicevo, coinvolgere gli enti locali e rappresentanti degli utenti, cittadini, se volete. Deve avere una durata predefinita, cioè non si può andare avanti a discutere all'infinito con il potere di veto di ciascuno dei gruppi rappresentati, e bisogna usare anche dei meccanismi informali. Mi verrebbe da dire di dialogo informale, cioè con gruppi, commissioni, molto. A un certo punto stop, la musica finisce e quello che è stato, come dire, messo a sistema è stato messo a sistema. Poi ci sono altre cose minori che in questo momento mi interessano di meno. Secondo, come dire, scoperta che abbiamo fatto. Ma qual è l'effetto? È quello che vi dicevo prima.
L'effetto principale, che questo, come dire, è sorprendente, cioè almeno noi siamo stati un po' sorpresi, adesso non pretendo che, come dire, almeno, però conoscendo un po' il settore, come dire, avevamo il sospetto che potesse essere vero questa cosa, ma come dire, c'ha, se volete dire, se posso dire, dato soddisfazione il fatto poi di trovare un riscontro così sostanziale, che in realtà la ragione per cui è interessante all'inizio, scusate, lo dico tra virgolette, sprecare un po' di tempo nel incontrare gli utenti, chiaramente i fornitori, i cittadini, le associazioni locali, delle imprese locali, quindi diciamo, non so, le associazioni imprenditoriali, cioè tutto quel mondo che costituisce la città, che non è fatto solo dal comune, dalla giunta comunale, cioè tutto il mondo, mi spiego, i singoli e le associazioni, le imprese, è importante per progettare meglio l'opera, si capisce meglio quali sono le alternative possibili, si riesce a valutarle meglio e a scegliere tra le diverse possibili soluzioni progettuali quella che è più adatta alla città, e si arriva soprattutto a una migliore pianificazione. Quindi primo beneficio. Secondo beneficio, c'è un maggior consenso, perché anche qua c'è un problema di conoscenza, cioè c'è una maggiore informazione su quello che si va a fare. E se volete, questo da un certo punto di vista è confortante, perché vuol dire che quando si riesce a parlare, a dare delle informazioni accurate, non è vero. Certo, poi ci possono essere comunque delle polemiche, delle strumentalizzazioni, i giornali ci mettono la loro parte, però diciamo c'è una raccolta di informazione dalla città verso chi progetta, e nello stesso tempo si restituiscono delle informazioni sulla cui base spesso il consenso aumenta, perché si capisce che certe idee di pericolosità sono in realtà non fondate, di rischio, no, ambientale per la salute e via dicendo. E poi, dove è necessario, si arriva a identificare, come si fa in tutto il mondo, una compensazione che può essere di tante. Quindi il quartiere che ospita vicino alla discarica avrà, ad esempio, dico per dire, rifatto il verde pubblico, piuttosto, quindi compensazioni. Ultimo aspetto, si semplifica il progetto autorizzativo. Scusate, invece, in che cosa, se volete, questa collaborazione non è una bacchetta magica, cioè comunque ha i suoi costi, diciamo. I tempi, non è vero che i tempi si riducono, quindi, come dire, dobbiamo ancora trovare la strada per riuscire ad avere le opere in forma veloce. Però è molto diverso, scusate, avere dei tempi lunghi perché si lavora all'inizio per capire qual è la cosa migliore da fare, piuttosto che partire e vedere i lavori bloccati, cioè in termini di costo e di rischio percepito anche da chi deve finanziare l'opera, è del tutto diversa questa cosa. Cioè, in qualche modo, portare a monte il processo più lungo ed oneroso è meglio che arrivare a metà dell'opera e avere, appunto, diciamo così in maniera un po' semplice, in ottavo. Diciamo, ecco, questo forse come risultati principali di questa indagine. Adesso, appunto, le conclusioni erano un po' quello che vi dicevo, cioè, come dire, faccio un po' il riassunto di quello che vi ho detto. Stiamo parlando di settori che non sono, come dire, l'esempio più semplice per la sussidiarietà, perché viene a mancare quella che è la libertà di scelta. Di acquedotto ce n'è uno, quindi non posso scegliere un accidente, cioè chi lo gestisce quello è. Sono settori faticosi proprio perché sono poco visibili, perché hanno dei requisiti tecnici e organizzativi molto stringenti. Qual è quel fornitore della vostra impresa o della vostra famiglia che deve lavorare 24 ore al giorno, appunto 7 giorni alla settimana e via dicendo? Quindi c'è un problema consistente di affidabilità che non può essere data per scontato, e c'è un problema, come dire, di fatica negli investimenti che forse dopo la chiacchierata di questa sera, come dire, non ci sorprende. L'insieme di questi fattori, unite a delle specificità del contesto italiano, fa sì che noi oggi abbiamo forse tanti problemi con questi servizi, ma abbiamo un problema di efficacia, nel senso che non abbiamo dei servizi all'altezza delle necessità delle famiglie,
delle imprese, non so, io penso alla zona turistica, se mi viene in mente perché come il Lago di Garda, è chiaro che ad esempio avere un buon servizio in termini di rifiuti urbani, in termini idrici, di depurazione, cioè è vitale anche per l'economia, no? Quale risposte? Io qui vi ho voluto presentare una possibile declinazione della sussidiarietà che è rilevante in questo settore, che è la capacità di collaborare tra pubblici, privati e anche con le diverse, come dire, componenti della città, che non sono semplicemente il comune e l'azienda di servizi pubblici locali, il comune di Brescia, la 2A, ma sono anche le associazioni, appunto, delle imprese, le associazioni dei cittadini, i fornitori, i proprietari dei terreni, cioè un mondo, come dire, articolato. Deve essere, come dire, deve essere usata poi per, come dire, non può essere una cosa formale. Facciamoli votare, anzi facciamoli fare un bel web forum, perché oggi si fa così, così poi non rompono le scatole. Tanto poi le scatole le rompono comunque, perché c'è comunque chi strumentalizza, chi fa polemica, chi... No, io ho bisogno di capire meglio che opera devo fare, un po' questo, se volete, il messaggio principale. E quindi dove viene usata? Tipicamente è stata usata ad esempio sia nel mondo degli impianti di smaltimento dei rifiuti che nel mondo anche per altri versi, quindi un mondo un po' diverso, ad esempio della costruzione degli impianti per la produzione di energia elettrica con rinnovabile, quindi tutto il tema anche dell'eolico, in particolare dell'eolico. Comunque, come dire, l'effetto è che c'è un progetto di migliore qualità, adesso viene usato anche nel trasporto pubblico locale, per dire il vero, cioè, quindi quando si fanno, non so, le nuove stazioni dei metro, le nuove linee di metro, eccetera, eccetera. Adesso, so che a Brescia c'è stata, come dire, una storia più complicata, ma anche a Milano adesso con le nuove linee di metro ci sono stati dei problemi proprio perché la pianificazione si è inceppata. Invece vengono usati questi sistemi anche nel trasporto pubblico locale. Quindi alla fine un progetto è un'opera di maggiore qualità, un maggior consenso. I tempi, la brutta notizia se volete, è che non è che i tempi si accorciano magicamente. E comunque, come dire, resta un problema sulla finanziabilità, nel senso che forse qui, come dire, bisogna incidere sulle tariffe, dato che oggi comunque i sussidi pubblici, i finanziamenti pubblici a queste opere, che servivano anche come da collaterale poi per la raccolta di capitali nel mondo, diciamo, più dei finanziamenti privati, è venuto a mancare. Insomma, bisognerà un po' capire da questo lato, come dire, c'è ancora un lavoro da fare. Mi fermo qua e vi ringrazio per l'attenzione, perché a quest'ora, parlando di queste cose, non la do per scontata. Chiaramente mi piace, come dire, resto volentieri a sentire domande o piuttosto che critiche, osservazioni, commenti anche delle vostre magari esperienze.